assenza di gravità indiziaria e chiaro pregiudizio accusatorio sono questi gli elementi che hanno spinto la Corte di Cassazione il 20 marzo scorso ad annullare nella sua totalità e non solo per la parte cautelare l'ordinanza che imponeva al governatore della Calabria Mario Oliverio l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, suo comune di residenza, nell'ambito dell'inchiesta Lande Desolate che lo vede indagato per presunte irregolarità nella gestione di alcuni appalti. Le motivazioni della sentenza sono state rese note oggi ed evidenziano l'esclusione della gravità indiziaria per abuso d'ufficio, richiamando il fatto che rispetto ai lavori di Lorica, Oliverio non era a conoscenza delle modalità ingannevoli di redazione dei SAL con cui erano stati disposti i pagamenti ed autorizzati i finanziamenti per i lavori complementari sulla base della stipula dell'atto di sottomissione approvato. Tesi ribadite più volte dagli avvocati difensori del Presidente della Regione, Vincenzo Belvedere ed Armando Veneto, fino a spingere la Suprema Corte a sostenere che il ricorso è fondato sia con riferimento alle censure che attengono alla gravità indiziaria e sia con riguardo a quelle che investono la valutazione delle esigenze cautelari. La Cassazione ha restituito al Presidente della Regione Gerardo Mario Oliverio il tratto di politico probo ed onesto da tutti conosciuto e che non poteva essere messo in dubbio da indagini che hanno alla base un distorto e parzialissimo ascolto di intercettazioni telefoniche malamente interpretate. E quanto sostengono gli avvocati del governatore della Calabria Armando Veneto e Vincenzo Belvedere. La Suprema Corte di Cassazione, scrivono, nella vicenda Lande Desolate che ha visto applicata una misura gravemente ingiusta nei confronti del Presidente della Regione Calabria, inizia il suo articolato provvedimento con termini tranchant e a pagina 7 dà il preclaro segnale di avere capito cosa sia stato nella tristissima vicenda che occupa il chiaro pregiudizio accusatorio. Magistrati che hanno gli anni di esperienza massimi e l'autorevolezza che viene loro da un ruolo al quale accedono soltanto i preparati ed i migliori stigmatizzano, si sottolinea con parole forti ed eloquenti, i pesanti errori dell'impostazione accusatoria. Raramente, continuano i due legali, si è letto in un provvedimento di Cassazione di chiaro pregiudizio accusatorio, che discende da un'analisi approfondita delle intercettazioni telefoniche tra gli altri soggetti, la quale patentemente dimostra come il Presidente fosse ignaro di vicende che a qualsivoglia titolo riguardassero il gruppo Barbieri. Per i due legali, la battaglia di legalità condotta, per altro verso, dimostrato quanto siano ingiusti e devastanti gli interventi sulla politica quando sono condotti con pregiudizio ed acriticità. Incontro sul tema sanità in Calabria, cosa è cambiato con il decreto Calabria organizzato dal deputato del Partito Democratico Antonio Viscomi a Catanzaro. Vi ha partecipato tra gli altri Antonio Belcastro, dirigente generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria. È una fase un po' di attesa da una parte, è un po' inutile nasconderlo, di precarietà soprattutto nelle aziende, non nel Dipartimento, perché noi stiamo continuando ad operare, noi facciamo l'istruttoria, tutto ciò che serve per mandare avanti, insomma, sia le rimesse, sia tutti i contributi, le direttive, le indicazioni che servono alle aziende per andare avanti. È ovvio che obiettivamente ha scombinato un poco il fatto che dalla sera alla mattina, sebbene aspettato, siano decaduti tutti i vertici delle aziende, abbiamo dovuto individuare in base al decreto chi era il facente funzioni, se il direttore amministrativo oppure sanitario o addirittura in due casi il dirigente amministrativo più anziano che magari non si aspettava, non aveva avuto esperienze di gestione dirette, quindi stiamo facendo in questa fase soprattutto un'attività di supporto amministrativo alle aziende, in attesa che venga convertito in legge, in attesa che si vada nella direzione che dice il decreto con gli emendamenti che mi sembra siano stati alcuni già approvati in sede di commissione. Beh, cambiano molte cose, il decreto è un decreto pesante, c'è poco da stare sereno e non soltanto per la parte relativa al management sanitario, direttori generali, commissari straordinari e così via, ma per una serie di norme che riguardano per esempio il dissesto finanziario, che riguardano lo scioglimento antimafia, che riguardano tutta la questione delle gare e degli appalti.
Credo che sarà un decreto su cui occorrerà ragionare per molto tempo, ed è un decreto però, come sto ripetendo ormai da diversi giorni, che contrasta in diversi punti con le norme della Carta Costituzionale, e quindi credo che anche i giudici su questo avranno qualcosa da ridire. Guardi, la Calabria le rispondo in due modi. Il primo è questo: ho dovuto spiegare in commissione che la stazione unica appaltante della nostra regione non è quel luogo oscuro da loro immaginato, ma è stata una stazione unica apprezzata e premiata dall'ANAC proprio per la capacità di aggregare le gare in sanità e quindi di avere notevoli risparmi. Quindi da un certo punto di vista c'è una immagine profondamente sbagliata della regione Calabria. Non è che da noi le cose vanno totalmente bene, però bisogna avere la capacità, quando si assumono ruoli di legislazione e di governo, di distinguere il bene dal male, di saper separare le situazioni. Questo decreto invece è una sorta di criminalizzazione continua della Calabria e questo non può essere accettato. Il tavolo urgente sul reparto di ortopedia dell'ospedale di Vibo Valentia, promosso dalla consigliere regionale Mirabelle, è un'iniziativa semplicemente ridicola. Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. Mirabello, prosegue Mangialavori, dopo aver fatto parte della maggioranza che ha amministrato la regione per 5 lunghi anni, oggi si fa promotore di un'iniziativa che sarebbe eufemistico definire intempestiva. È solo il caso di ricordare che nella legislatura che ha visto Mirabello vestire i panni di presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, il governatore Oliverio, coadiuvato dai suoi rappresentanti nei vari territori, ha fatto il bello e il cattivo tempo scegliendo tutti i dirigenti generali e i commissari che hanno contribuito al disastro della sanità calabrese e vibonese. È inaccettabile che il vibonese Mirabello ora provi a recuperare il tempo perduto attraverso un tavolo urgente convocato a disastro ormai avvenuto. Scopriamo solo oggi che avremmo dovuto chiedere il permesso al senatore Mangialavori prima di mettere in campo una delle tante iniziative politiche finalizzate a risolvere i problemi del territorio vibonese. Eppure il capolavoro politico che lui ha realizzato in 9 anni nella città più disastrata della Calabria, il modello Vibo che con annessi e connessi ha costruito, meriterebbe ben altra prudenza e linea di condotta. Lo afferma in replica al parlamentare di Forza Italia il consigliere regionale Michele Mirabello, che aggiunge: capisco il nervosismo derivante da una campagna elettorale che aveva previsto in discesa e che oggi evidentemente lo preoccupa oltremodo, ma la supponente replica del senatore Mangialavori, oltre che sopra le righe, mi risulta stranamente sguaiata e fuori luogo e finanche lontana dal solito costume del personaggio. La sera di quel 22 settembre del 2011 la città di Cosenza sembrò ripiombare nei tempi bui delle guerre d'Indrangheta. L'agguato che portò alla morte di Giuseppe Ruffolo fu eseguito nel traffico. Il killer a bordo di uno scooter affiancò l'auto della vittima, che aveva 33 anni, e fece fuoco attraverso il finestrino. Ruffolo rimase gravemente ferito e riuscì anche a scendere dall'auto, ma per lui non ci fu niente da fare. Spirò nella corsa verso l'ospedale. Adesso arriva, dopo tanto tempo, la risposta dello Stato. 2 gli arrestati, il presunto mandante Roberto Porcaro e colui che avrebbe sparato Massimiliano D'Elia. Un risultato al quale si è giunti per il lavoro serrato di un gruppo investigativo voluto dalla DDA di Catanzaro. Un gruppo investigativo misto della Polizia di Stato, fatto di Squadra Mobile di Cosenza, Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Catanzaro, sotto la direzione della DDA, della Direzione Distrettuale Antimafia, guidata dal dottore Gratteri. Le indagini sono state coordinate dal dottor Camillo Falvo e si sono avvalse di risultanze di attività tecniche e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. E il quadro probatorio raccolto ha consentito di delineare questi elementi di colpevolezza a carico dei 2 soggetti che sono stati tratti in arresto nella serata di ieri e la prima mattinata di oggi. In particolare il contesto è un contesto di criminalità organizzata, è un delitto maturato all'interno del clan Lanzino Patitucci, il clan egemone nella città di Cosenza, ed è stato voluto poiché la vittima pare avesse tentato di muoversi autonomamente nella raccolta di denaro di fonte usuraria rispetto alle direttive della cosca. E ciò ha determinato la decisione da parte dei vertici della cosca, rappresentata nello specifico da Porcaro,
di determinarne l'eliminazione, eliminazione che è stata poi portata a termine materialmente dal DELIA Massimiliano. Non ci scorderemo dei vecchi delitti, è stato detto dai vertici della DDA di Catanzaro. Arrivare alla soluzione di questo caso, dopo più di 7 anni, riempie di soddisfazione gli investigatori. Un'occasione questa importantissima per dimostrare tutto il lavoro che la polizia sta facendo a Cosenza e quindi siamo soddisfatti in maniera veramente grandissima dei risultati. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni immobiliari e finanziari per oltre 13 milioni di euro ad un imprenditore della provincia Regina ritenuto colluso con clan malavitosi. All'operazione ha partecipato il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata con il coordinamento della DDA Regina. Il patrimonio intestato riconducibile a Carmelo Sposato, 45 anni, imprenditore edile nel settore pubblico e privato, già assessore allo sport, turismo e spettacolo del comune di Taurianova. Indiziato di intraneità al gruppo mafioso Sposato Talarida, operante in Taurianova e zone limitrofe. Il nome di Sposato era emerso nell'ambito dell'operazione Terra Mara Closed di dicembre 2017, che aveva portato all'esecuzione di 47 provvedimenti restrittivi personali. Un gatto entrato nell'aula di un istituto scolastico è stato ucciso da un bidello a bastonate sotto gli occhi esterrefatti dei bambini. L'episodio è avvenuto nella scuola primaria Eugenio Montale di Gioia Tauro. A denunciarlo è l'Associazione Animalisti Italiani, la cui referente della sede di Reggio Calabria ha sottoposto l'accaduto all'attenzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione, Antonio Marziale. Secondo quanto reso noto dalla delegata degli Animalisti Italiani, Maria Antonia Catania, il gatto si era introdotto in un'aula. Il dirigente scolastico ha chiesto al bidello di farlo uscire dall'istituto, ma il collaboratore, anziché allontanarlo, lo avrebbe ucciso con un bastone facendolo morire dopo un'ora di agonia, tutto sotto gli occhi attoniti dei bimbi. Un evento di una barbarie inaudita, afferma Walter Caporale, presidente di Animalisti Italiani Onlus. Dal suo canto Antonio Marziale, garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, ha dichiarato quanto accaduto nella scuola primaria Montale di Gioia Tauro è da annoverarsi tra le denunce più raccapriccianti che io abbia raccolto nel corso del mio mandato istituzionale. C'era già stato un furto e poi il ritrovamento. Pare non abbiano però pace i due mezzi, una pala meccanica ed un escavatore della società in-house Castore, rubati lo scorso mese di gennaio e poi ritrovati grazie al fiuto degli agenti della Polizia Stradale Regina. Qualcuno, nella notte tra mercoledì e giovedì, è entrato all'interno del deposito che fa capo alla società delle manutenzioni del comune e in cui avevano trovato collocazione in via Vecchia Cimitero a Condera, facendoli nuovamente sparire. I presunti ladri si sono introdotti all'interno della struttura, forzando il cancello d'ingresso e dopo aver manomesso il circuito di videosorveglianza hanno sottratto i due mezzi. Ciò stando almeno alla ricostruzione affidata ad una nota con cui l'amministrazione comunale di Reggio Calabria ha voluto informare di quanto accaduto. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia cittadina che stanno cercando di capire come siano andati i fatti e nel tentativo di risalire i responsabili. Al momento c'è massimo riserbo su tanti aspetti ancora da chiarire. I malviventi si sarebbero infatti introdotti all'interno del deposito con un camion e prima di caricarci sui due mezzi sarebbero rimasti lì almeno per 3 ore. Il tutto senza che nessuno se ne accorgesse. In attesa venga fatta piena luce sull'accaduto, ad esprimere indignazione è il sindaco della città. Per far comatata le gesto è da leggere come una sorta di sfida a chi vuole male alla comunità regina e nei confronti di una società che da qualche mese, dopo anni di fermo e dopo lo scioglimento dell'ex partecipata multiservizi, ha cominciato a svolgere il suo fondamentale lavoro di gestione del circuito delle manutenzioni sul territorio comunale. Insomma, una sorta di atto intimidatorio è la conclusione che emerge dalle parole del primo cittadino a cui fa eco l'amarezza dell'amministratore unico della società Quattrone. Questo è un vero e proprio attentato alla città, un vero e proprio attentato alla comunità regina, alla stragrande maggioranza dei regini che vogliono crescere, vogliono progredire, vogliono lasciarsi alle spalle i periodi più bui della nostra storia, vogliono cancellare
in maniera definitiva quelle che sono le macchie e le ferite inferte all'Ndrangheta, alla criminalità organizzata, da chi invece questa città la vuole lasciare indietro. Quindi quello che mi sento da dire da sindaco rispetto a questo ennesimo atto vandalico nei confronti della città è che davvero le parti sociali, le associazioni, insomma tutti coloro che combattano e contrastano questi fenomeni facciano quadrato intorno al comune, facciano quadrato intorno alla città e davvero si abbia una ferma presa di coscienza e una presa di distanza e una condanna ferma rispetto a quanto è successo. Oliverio Dodaro ha assunto l'incarico di direttore della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, subentrando a Marco Ghimenti, destinato alla Direzione regionale dell'Emilia-Romagna. Il nuovo incarico dirigenziale di Dodaro, spiega un comunicato della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, si aggiunge ad altri precedentemente espletati, tra cui quelli di comandante provinciale di Mantova, Reggio Calabria, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Padova, Varese, Bergamo, nonché di dirigente dell'ufficio ispettivo per l'Italia settentrionale con sede a Milano. Da calabrese, il neodirettore, è scritto nel comunicato, esprime la più viva soddisfazione per il nuovo ed importante incarico. I migliori esperti in campo dermatologico di origini calabresi operanti in Calabria, ma soprattutto attivi e apprezzati su tutto il territorio nazionale, si sono dati appuntamento a Catanzaro in occasione della quinta edizione del convegno Dermatologia senza confini, presieduto da Giancarlo Valenti, direttore dell'unità operativa complessa di dermatologia dell'ospedale pugliese Ciaccio. Obiettivo del convegno formativo è quello di avviare un confronto tra gli specialisti al fine di riflettere non solo sugli sviluppi terapeutici delle più importanti patologie, ma anche sulle innovazioni tecnologiche in dermatologia. Questo è il quinto convegno di Dermatologia senza confini, sottotitolato Dermatocalabria, perché oggi e domani ci saranno i migliori dermatologi calabresi, oltre a tutti i dermatologi presenti a livello nazionale che hanno radici calabresi. Per cui già oggi pomeriggio è stato possibile eseguire un approfondito confronto su tematiche importanti, quale la psoriasi e quale il melanoma, con tutte le innovazioni tecnologiche per quanto riguarda la prima malattia, malattia cronica autoimmunitaria, dove il progresso farmacologico ha aiutato moltissimo i pazienti affetti appunto da psoriasi, la possibilità anche di prescriverli in Calabria già da molti anni presso i centri accreditati, che in genere sono dei centri dotati, dermatologici dotati di ambulatorio per la psoriasi e allocati in ambienti ospedalieri. E la seconda sessione ha approfondito la tematica del melanoma, tumore assolutamente che fa ancora oggi molto paura, dove però la diagnosi precoce può salvare assolutamente la vita del paziente. Noi torniamo sempre volentieri perché questa è la nostra terra, questa è la terra dove siamo nati e che ci teniamo tanto ad essere qui. Ringrazio il Presidente per l'invito perché mi ha dato ancora un'ulteriore possibilità di ritornare nella mia terra. Il programma scientifico è estremamente importante, valido, e anche la partecipazione della sala è completamente piena, e questo sta a dimostrare proprio questo, la sensibilità dei medici calabresi, in particolare dei dermatologi, a cercare di approfondire sempre di più quella che è la loro materia, per cercare di essere sempre più sensibili agli interessi dei nostri pazienti. La psoriasi è una malattia molto frequente, colpisce circa il 3% della popolazione italiana. Il vantaggio che abbiamo in questo momento a trattare la psoriasi è che conosciamo in maniera molto particolareggiata come nasce. Grazie alla ricerca abbiamo individuato dei target specifici che sono stati poi colpiti con molecole innovative. Quindi abbiamo adesso a disposizione per i pazienti psoriasici una serie di farmaci, i più innovativi sono i farmaci biologici, che toccano esclusivamente
le cause della malattia. La dermatite atopica rappresenta uno dei più chiari esempi in dermatologia di come le comprensioni a livello molecolare dei meccanismi che portano alle manifestazioni cliniche della malattia abbiano permesso lo sviluppo di nuovi farmaci mirati che permettono un controllo dei segni e dei sintomi della malattia nel lungo periodo in maniera proporzionale alla cronicizzazione, alla cronicità di questa malattia, superando quindi i limiti degli immunosoppressori, per così dire, convenzionali, il cui uso nel tempo era gravato da effetti collaterali. Sognando l'Europa, grande statista cercasi, questo è il titolo dell'ultimo libro di Pierangelo da Crema, presentato a Cosenza nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi. Un progetto forte quello che disegna l'autore nel suo libro, ed è quello di un'Europa economicamente e politicamente unita, un'Europa che sia più importante della sua moneta. L'idea è quella che il vecchio continente possa ripartire dagli ideali iniziali contro i sovranismi irriducibili. L'Europa è stata voluta da uomini come Adenauer, De Gaulle, come Churchill, che era stato il primo forse a parlare degli Stati Uniti d'Europa, da italiani come De Gasperi, Spinelli. Ecco, di queste figure sentiamo la mancanza, siamo orfani. Oggi la politica si elabora e si realizza secondo schemi diversi. Io credo che sì. Possa e si deve andare oltre i Twitter, oltre Instagram, oltre Facebook, perché la politica dovrebbe tornare ad essere il luogo di decisioni meditate, più o meno sofferte, ispirate a ragionevoli compromessi, ispirate soprattutto dall'ideale del benessere collettivo. A dialogare con l'autore c'è stata anche Marta Petrusevic, storica del Mezzogiorno, oltre al vice sindaco e assessore alla cultura Iole Santelli. Catanzaro pronto alla trasferta di Salò per affrontare il primo impegno nei play-off. Domenica alle 20 di fronte alle Aquile Calabresi di Leoni del Garda, primissima volta che si scontrano Catanzaro e Feralpi. I lombardi allenati da Damiano Zenoni hanno qualche buona individualità, ma analizzando ad ampio raggio le due formazioni, il Catanzaro di Auteri è superiore per tecnica, estro ed imprevedibilità dei suoi uomini. Peraltro ha a disposizione anche due pareggi per passare il turno. La squadra di Auteri quindi è senz'altro favorita per il passaggio del turno, mentre ai lombardi servirebbe un'autentica impresa contro i blasonati avversari. La Feralpi è una formazione di tutto rispetto con calciatori importanti. Per noi una squadra valeva l'altra, ha affermato il direttore sportivo Lo Giudice, perché arrivati a questo punto della stagione tutte le squadre da affrontare sono organizzate, con organici forti, certo ognuna con qualità diverse rispetto alle altre. Parere condiviso dal tecnico Auteri, tutte le squadre arrivate a questa fase dei playoff sono forti, consolidate nel tempo, ciascuna ha le proprie caratteristiche e peculiarità. Ci siamo preparati alla sfida contro la Feralpi e siamo pronti. L'obiettivo chiaramente è passare il turno e arrivare fino in fondo. Regina eliminata mercoledì sera dai play-off dopo la pesantissima sconfitta di Catania per 4-1. Gli etnei hanno prevalso nettamente sugli amaranto ed hanno meritato la qualificazione. Squadra di Cevoli senza nerbo nei momenti topici in quella che doveva essere la gara cruciale. È vero, ha influito anche un po' di sfortuna l'autorete di Gasparetto nel finale di primo tempo, che ha spianato la strada agli etnei, è davvero emblematica. Nella ripresa c'era anche un rigore per la Regina per fallo di mano netto su calcio piazzato di Strambelli, ma l'arbitro ha sorvolato incredibilmente. Ma c'è da ammettere che la prestazione non è stata coriacea come ci si doveva attendere in una gara da dentro fuori. È mancata la cattiveria agonistica che i calciatori amaranto dovevano mettere in campo raddoppiando le energie. Manovra lenta e prevedibile, attacco spento, mai un guizzo. Nel primo tempo con Dumbia, Bellomo e Strambelli, nel secondo con Baclè, Ungaro, Tulissi e Martiniello. Nessuno dei sette attaccanti impiegati si è reso protagonista di uno spunto interessante. Ed a proposito di questo, perché non c'è mai stato spazio per San Domenico, il realizzatore numero uno dell'ottima Regina del girone di andata? Una domanda alla quale non siamo riusciti ad ottenere risposta. Dopo la rivoluzione, l'estroso attaccante campano è stato letteralmente messo ai margini e non ha più trovato spazio. Tra le ultime gare di campionato e di playoff, ha giocato soltanto gli ultimi 12 miseri minuti nella gara interna con la Leonzio. Né prima Drago né dopo Cevoli hanno dato risposte sufficienti ed esaustive a questa domanda.
Un autentico mistero, almeno per chi non conosce la verità. Peccato, perché San Domenico, con le sue qualità, poteva servire tanto, tantissimo in questo rush finale di stagione della Regina.